Amici, buongiorno. Oggi raccontiamo la storia della mototerapia all'ospedale Regina Margherita di Torino. Siamo con Vanni Odera e tutti gli amici che ci sostengono in questa iniziativa. Nuova giornata di mototerapia. Sì, oggi giornata speciale. Sì, oggi sì, Freestyle Hospital, siamo qui a Regina Margherita di Torino, reparto oncologico pediatrico, portiamo la nostra flotta di moto elettriche, biciclette e soprattutto portiamo anche 30 PlayStation per le camere raccolte da Ernest Pozzari. Quindi oggi è una grandissima giornata. Sembra un ascensore normale, invece un ascensore speciale, perché stiamo andando dove? Stiamo andando al reparto di oncologia pediatrica della Regina Margherita, quinto piano. Ole! Uela! Siamo tutti qua? No, ma siamo non 5. Siamo arrivati. Siamo almeno uno. Siamo almeno uno. Abbiamo sbagliato piano. Invece... Eccole. Ragazzi, pulire bene. Ragazzi, grazie a tutti quelli che avete acquistato il volume delle chiavi, perché oggi siamo qui a donare 50 PlayStation che abbiamo acquistato grazie a chi ci sponsorizza. Grande. 22 Casa Reparto e 28 Casa Uzi. Come sono queste giornate di mototerapia all'interno del reparto? Ma sono sicuramente dei momenti di condivisione, insomma di gioia e momenti di felicità. Insomma. Portano beneficio? Penso di sì, assolutamente sì, vediamo comunque pazienti felici, insomma, ne aspettano con piacere e passano dei momenti, insomma, forse pensierati, che qua è importante. Si movimenta la corsia. Mi è scappato l'infermiera. È scappata. Allora ragazzi, com'è andato oggi? Bellissimo. Bene, ottimo. Fantastica. Siamo tutti gasati. Alcuna aspettativa, perché non avevamo mai fatto un'esperienza del genere e siamo veramente contenti, quindi grazie a tutto il team che si dedica con il cuore a fare questa attività. Un applauso a tutti! Quindi com'è andata anche oggi? Benissimo. La consegna PlayStation! Te l'ha già data? Guarda un po' qua, c'è il kit da gamer. Qua dentro hai PlayStation con i vari giochi, hai dei film, vedi qua c'è il controller, sotto hai la console, tutta per te, ho detto? Tutta per te, è tua, prego. Sei contento? Sì. E anche oggi una giornata pazzesca utilizzata per fare del bene per chi sta meno bene. Viva la mototerapia!